같은데요. 아, 약간 그런 면이 있는데 아마 보신 장면이 약간 이제 그 다리를 자른 게 아니라 이 안에 살을 자른 거기 때문에 네, 다리가 그 멀쩡한 건 당연한 거고요. 그 안에 허벅지 쪽에 살을 도려낸 거라서 피가 흘러내린 거예요. 그 장면은. 그래서 아마 그건 잘못 보신 것 같아요. Intanto la ringrazio perché ha mostrato una grande attenzione nei confronti del mio film. Per quanto riguarda la scena del dito, però, ci tengo a precisare che non si è trattato di un dito tagliato, bensì di un pezzo di carne. Cioè, l'idea era che si sia tagliato insomma, un pezzo di carne della coscia, della gamba, insomma, un po' sotto il pantalone, non il dito. Ecco perché poi nella scena successiva. Della violenza alla madre e non c'è, dello stupro non c'è, cioè il dito c'è, che non è mai stato tagliato. 말씀하신 뜻은 잘 알 것 같아요. 그러나 제 영화들이 많은 제작비가 늘 드는 게 아니라서 그런 점은 저도 많이 아쉽게 생각합니다. So però, cioè, ho capito bene comunque a che cosa fa riferimento lei e devo dire che siccome i miei film non sono mai girati, non sono mai organizzati con grandissimi fondi, probabilmente qualcosa può capitare anche perché non ci sono tutti i fondi necessari per poter curare fino all'ultimo particolare. 한국도 그 히럭, 뭐 그리스 히비극에 대한 어떤 공연들을 많이 해요. 뭐 에코스라든지 그 저기 그 엘렉트라라든지 뭐 저기 그 햄린 뭐 이런 것들을 통해서 많이 그 그리스 또 이쪽의 히비극에 대해서 많이 그 정서를 가지고 있어요. 근데 이제 거기에 영화에 나와 거기에 어떤 그 티어트에 나오는 것들은 굉장히 그 인간관계의 욕망, 권력의 욕망들을 많이 그리고 있는데 제 영화는 이제 그것보다는 약간 극단적 자본주의 네, 거기에 대해서 좀 약간 다른 시각으로 이제 피해탄 접근한 영화 같아요, 저 개인적으로. In Corea si conosce molto bene la tragedia greca, ci sono anche molti spettacoli, continuano ad essere rappresentati anche spettacoli al teatro, tanto per citarne uno, Elettra, ma le storie delle tragedie greche, secondo me, appartengono di più alla sfera dei sentimenti umani e dei rapporti interfamiliari, mentre nel mio film, in questo film, io voglio parlare soprattutto del capitalismo estremo e delle conseguenze che il capitalismo estremo può avere e ha sulle dinamiche interpersonali e sulle relazioni, su come queste relazioni umane vengono poi travisate, trasfigurate e assolutamente modificate anche in senso negativo. 피에타란 제목에 대해서는 그 제가 바티칸 시국에 있는 그 피에타를 두 번 여행을 하면서 이제 본 적이 있어요. 네, 제가 본 느낌은 굉장히 그 바티칸 시국 자체가 굉장히 웅장하기도 하지만 그 한가운데 성모 마리아가 예수님을 이렇게 십자가에 매달린 예수님을 딱 안고 계신 그 모습이 저는 굉장히 인류의 어떤 비극을 안고 있는 그런 느낌을 받았어요. 인류의 어떤 그 슬픔, 변화하는 어떤 비극. 그래서 거기에서 저는 굉장히 오랫동안 그 이미지가 저한테 있었고 그것이 이번에 영화를 만들면서 피에타라는 어떤 그 극단적 자본주의의 어떤 그 불안한 미래를 얘기하는 어떤 이런 소재로 제가 들어왔습니다. Per quanto riguarda invece il titolo, io sono stato due volte in Vaticano, e ho visto questo capolavoro di Michelangelo e ovviamente cioè, non voglio dire nulla a proposito della bellezza e della, no, del valore dell'opera, ma mi riferisco all'abbraccio della Vergine Maria che come madre abbraccia il proprio figlio morto sulla croce e l'immagine diciamo, di questo abbraccio che mi sono portato dentro per tanti anni è stata l'immagine di un abbraccio dell'intera umanità, un abbraccio del dolore e della sofferenza insiti nell'interno diciamo, di un'intera umanità e quindi anche di una comprensione e di una condivisione di questo dolore. Ecco quindi il motivo per cui ho scelto questo titolo per il mio film. Il
저항적이다가 굉장히 결국 자기 자신을 밀린 자살한 한국의 어떤 결과적 노동운동가가 됐지만 그 자체는 사실 그런 의미가 없고 그분 스스로가 불가항력적인 한국의 노동환경에 대해서 굉장히 어떤 피해자로서 어떤 그런 분이라는 설명을 먼저 드립니다. ha spiegato innanzitutto l'importanza e il ruolo della figura di John Taylor che io vi ho detto poco fa, cioè che è stata una figura estremamente importante, una vittima, la prima vittima della lotta operaia, della lotta del movimento operaio in Corea. 그분은 이제 그 노동 환경에서 열악한 노동 환경 그리고 한국의 조건 또는 어떤 편견에서 결국 자기 자신을 불태워서 그 희생을 통해서 많은 교훈을 던졌지만 저 같은 경우는 똑같이 그런 10대 때, 15살 때부터 그런 공장 생활을 저는 이제 한 6, 7년 하면서 저는 그때 어떤 그런 것들이 저도 이제 느꼈겠죠. 그러나 저는 그것을 이제 그분하고 다르게 영화로서 이렇게 어떤 객관적으로 우리 어떤 환경을 얘기하는 것들이 약간은 비슷하지 않나 그렇게 생각합니다. E lui è stata una persona che attraverso il suo sacrificio diciamo, ha dato un movimento e ha offerto un momento particolare alla lotta, allo sviluppo della lotta operaia in Corea. Io ho fatto le sue stesse esperienze perché anch'io da giovane ho lavorato, sono stato lo stesso operaio, ho lavorato proprio in quella zona che poi è diventata location per il mio film, ma ho deciso, diciamo la mia decisione e la mia rinuncia è andata nella direzione diversa perché si è quindi, ha utilizzato un mezzo diverso di espressione che è appunto il mezzo cinematografico. E 저라는 김기덕이라는 감독의 어떤 그런 거 그리고 제 영화의 어떤 가치들에 대한 질문으로 느껴지는데 저는 그 한국에서는 그냥 이 모든 사람들이 유럽에서 유명한 감독 이렇게 저를 이제 총칭을 그렇게 하고 있습니다 일단. Adesso invece la seconda domanda a proposito della forza insita nel mio film e dell'importanza del ruolo. Del mio cinema. In Corea in genere quando si riferiscono a me parlano come di del regista famoso in Europa. 제 생각에는 아마 그런 차이점이 한국에서는 반대로 어떻게 보면 김기덕은 아직 많이 이렇게 그 알지 못하는 영화를 많이 보지 못하는 어떤 그런 환경을 반대로 말하는 그런 부분이라고 생각합니다. 그런 말이. E la stessa espressione ovviamente può diventare interpretata in un altro modo, può diventare come un'ammissione che il mio cinema in Corea ancora non è molto noto. 그런 차이점을 제가 이제 많이 오랫동안 경험하면서 저 나름대로 분석을 한 결과는 영화 역사 또는 영화의 어떤 그 가치 이런 것들에서 한국 영화계나 한국 관객들은 아직 그 뭐라 그래야 되나 그런 부분에 대해서 좀 더 아직 그 접근이 조금 더 아쉬운 것이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 예, 그러니까 제 영화 같은 경우는 한국에서 오락 영화 무슨 이렇게 그 범주 자체가 뭐 액션, 그리고 코미디 이런 장르들이 유명하고 그런 것들이 많이 볼 수 있는 어떤 그 메이저 영화사 그리고 멀티플렉스라는 것을 이제 그분들이 다 이렇게 밸런스를 잡으니까 제 영화들이 사실은 거기서 보여줄 기회가 많이 없을 텐데도 이유가 있고 또 그런 영화를 찾는 관객들이 아마 그럴 수밖에 없지 않았나 이렇게 생각합니다. E poi cioè i miei film, la mia produzione cinematografica in realtà continua a trovare ed è questo il motivo per cui questa produzione è ancora parecchio sconosciuta in Corea, trova poca sistemazione, poco spazio all'interno del mercato cinematografico nazionale, no? Coreano, perché
che consiste soprattutto in cinema di intrattenimento, quindi commedie, film, prodotti distribuiti dalle major della, no, del settore cinematografico coreano, perché poi queste major sono le stesse che posseggono e che gestiscono i multiplex di tutte le sale cinematografiche nel paese, quindi è ovvio che i miei film trovano poco spazio in un sistema del genere e credo che questo sia un vero peccato.그러나 저 개인적으로는 한국에도 저를 좋아하는 정말 진정한 팬들이 굉장히 저는 많다고 생각하고요. 또 지금은 또 한국에도 큰 어떤 그 회사들이 제 영화를 이제 극장에서 많이 상영하려고 노력하고 있고, 앞으로는 굉장히 그 잘라질 거라고 생각합니다. Contemporaneamente a questa situazione c'è invece in Corea anche tutto un pubblico di fan molto appassionati che mi seguono e che sono molto, no, molto affezionati a me, diciamo, e al mio lavoro. Per cui, e adesso, soprattutto con questo film, insomma, adesso credo che comunque la situazione stia cambiando e che anche alcune major si stiano iniziando a interessarsi a me. Quindi spero e mi auguro no, che io possa continuare ad andare in questa direzione e che si possano verificare comunque situazioni, diciamo, migliori anche da un punto di vista proprio no, della distribuzione della mia cinematografia all'interno della Corea.아름다운 배우들한테 질문 하나씩만 해주시면 고맙겠습니다. poi abbiamo qui due attori che sono un'attrice e un attore che sono bellissimi, per cui vi pregherei di fare domande anche a loro.있다고 생각해요, 한국에. 아니, 뭐, 세계 어떤 그 자본주의 안에서는. 그런 면에서 돈이라는 것은 굉장히 두 얼굴을 하고 있는 그런 것 같아요. 그런 면에서 이 소재가 이제 돈도 주인공이라고 말을 하더라고요, 많은 사람들이. 그런 의미에서 저는 이제 접근을 했고요. 물론 이게 여기에 나온 캐릭터들이 이제 돈의 중요성이 없는 건 아니고, 어쩌면 영화를 보셔야 되는데 스포일러가 될것 같아서 이제 주거를 말을 쓰는 것들인데, 어쨌든 다돈 때문에 이렇게 만나게 되는 그 커플이거든요. 그 안에서 이제 어떤 그 복수심 또는 과조, 그러면서 어떤 그 과정을 이제 겪는 얘기인데, 저는 이 영화 아트에서 이렇게 두 가지 질문을 같이 답변을 하자면, 이 영화 아트에서 우리 모두는 가해자인 동시에 피해자다 라는 얘기를 하고 싶어요. 그리고 우리가 현재 살고 있는 우리 모두는 공범이다. 그러니까 누가 가해자고 누가 피해자가, 이 사회를 우리 현대 자본주의 살고 있는 우리 현대인들은 대부분 서로가 서로한테 어떤 이유를 부여하고 있다. 어떤 사건에 대한 그런 생각들을 하면서 이 영화를 만들었어요. Un'unica risposta per le tue domande. Nel capitalismo è possibile vivere senza soldi, però del denaro, quindi vivere senza denaro, ma l'importanza non è nel denaro stesso, ma nell'uso che del denaro si fa. Quindi l'uso può modificare il volto del denaro, che quindi può avere un volto buono se si fa un uso positivo, un uso anche caritatevole, generoso, diciamo, del denaro, e un volto invece negativo, che è appunto quello che vi faccio vedere nel mio film. Devo dire che comunque protagonisti del mio film sono tre, ci sono i due attori e poi c'è anche il denaro che è il terzo protagonista. Io dissento dall'affermazione che dice che il denaro non sembra essere importante per il protagonista, perché in realtà è proprio a causa del denaro no, che i due, madre e figlio, i due protagonisti finiscono per incontrarsi. E poi per rispondere alla domanda no, della pietà, del provare pietà per vittime e carnefici, cioè se debba essere uguale, in realtà in noi tutti c'è una parte di vittima e una parte di carnefice. No, in funzione della situazione, il tutto può cambiare, può modificarsi, ma siamo comunque contemporaneamente